Buongiorno ragazzi, sono seduto davanti a casa che aspetto il taxi per andare all'aeroporto di Bologna e prendere l'aereo per Malta. Dario, secondo te in aereo mi fa portare questo tracollo e questo in mano, sì? Sa già che dovremmo andare all'aeroporto, All'aeroporto. perfetto. Un po' peso. Buona giornata, Andiamo. grazie, arrivederci. Siamo arrivati all'aeroporto di Bologna e stiamo andando a fare il check-in. Abbiamo anche trovato traffico in autostrada. Piccolo zaino per 3 giorni. No, quando stiamo via? 4 giorni. Vai, vai. Grazie. Un po' di coda. Questo volo sembra abbastanza nuovo. Siamo appena atterrati a Malta e non abbiamo fatto in tempo a scendere dall'aereo, che dobbiamo ancora ritirare i bagagli e Botto è già in un negozio a acquistare gli occhiali. La mia bella sacca viola. Questo è fondamentale per tenere pulito e proteggere lo zaino. Ora andiamo a prendere un caffè americano, che è un must quando si inizia una vacanza all'estero. Si prende un taxi e si cerca di raggiungere l'Airbnb. Thank you. Allora io non venivo a Malta da quando avevo 16 anni, mi pare. Avevamo sbagliato casa, adesso speriamo che sia questa. Luca? Dai, Non parliamo italiano? aprite, cazzo! Oh, Grandi, figa! Ci hanno portato. Quando l'avevo portato? Ci hanno portato in un posto Ma fuori. come cazzo siete pieni, raga? Oh, questa sì che è più carina. Bella Ah, è! Siamo ok. nel centro della vita notturna, Lo ragazzi. so. Ieri siamo andati. Che bello il centro della vita notturna qua a Malta. Cioè, Quando c'è qualcun altro che condivide con te il problema. questo imbarazzo. Ma imbarazzo no, a me deve Ah, è questa la spiaggia, raga. Senza spiaggia. Ecco, adesso la chiesa gotica barocca. Stiamo andando a cercare un posto dove mangiare. Senza Però nessuna idea, però. Malta non offre un granché. Però offre dei palazzi d'epoca notevoli. Qui siamo vicini a Paceville. Siamo a Paceville o no? Paceville. Paceville. Paceville, sì. Scritto Ma Paceville. io dico sempre Paceville, però ogni volta che parlo con un maltese mi dice Paceville. Ah, è vero, loro hanno una lingua che non è umana. Sì, è Parlano vero. una lingua aliena che non è niente. È una via di mezzo tra l'inglese e l'arabo. A Malta non si sa perché c'è sempre odore di fritto. Però l'acqua è carina, dai. L'acqua non è E male. anche questa zona Qua storica c'è una piscina, tra è l'altro. già meglio. Outside. E poi una popolazione, no, una cos'è che è stata una malattia? Sì, un'epidemia che ha ammazzato Ah tutti e sì, è quindi vero, sono a un certo punto morti. Malta desolata uccise tutti da Centinaia di un'epidemia per anni. 200 anni vuoti. Quante birre voi volete? 4 birre? Piccola io. 4 beer. Thank you very much. E con una corona si comincia la vacanza. Si inaugura. Cheers. Sì, raga. Quindi questa è la landing. In poche parole siamo negli uffici di Giro. Xlabora di Francesca Nando qua a Malta e che ci stanno facendo vedere la beta di un loro spy tool che stanno sviluppando da più di un anno per l'affiliate marketing. Praticamente il placement dove hai girato E quindi benvenuti negli uffici di Xlabora. Qui abbiamo Mike, capo Hello. developer. Bomba. Niente, questo più o meno tutto. Poi abbiamo anche supporto. Com'è che si chiama? Che non ho capito. Amore? Ah, amore, basta. Sì, mi ha Marusha, deciso mia moglie infatti, perché secondo me ti sa che il tuo è nome, Luca, è la magari parola che sentirai più di frequente nella tua vita. Su questo principio, mia moglie ha detto: se dobbiamo metterci in casa una parola nuova, mettiamoci in casa una parola bella. Bene, adesso abbiamo finito queste cose di grande lavoro. E adesso stiamo andando al centro commerciale perché Botto deve comprare le mutande, le calze e Dave deve andare in palestra. Da notare Dave e Lui deve andare a basta, comprare i ragazzi. calzini. Luca deve dormire un po'. Ci prendiamo qualche birretta, ci mettiamo in balcone, Ciao. parliamo del senso della vita. Io vorrei la camera lì.
non un centimetro più in là. Un po' sottile. Questo selfie col gatto. Ciao biondo. No, qua c'è tutto. Condon, se basta. Abbiamo trovato il market. Raga, non vedo i petti di pollo, perché non li avete ancora presi? No, perché la forza di volontà è un muscolo e va allenata. Patatina. Allora ragazzi, cioè la convenienza del marketing qua è abissale. Quelle, il formato piccolo 2 euro. 2 euro. E il formato grande. Se invece lo voglio grande? 2 euro. Ah, ok, lo prendo lo piccolo. Ah, l'uovo di Pasqua, raga. No. Dobbiamo, nel vlog di Pasqua. È vero. Porca miseria. Nella Kinder poi, perché noi siamo italiani. No, no, l'uovo di Pasqua per la domenica di Pasqua, raga, lo prendiamo. No, quello era enorme. Cosa? Dirmi che non prendi gli orsetti con solo d'inverno, d'estate no. Li abbiamo trovati. Ah, perché li mangi gli orsetti? No, li prendo per i bambini. Sai chi ha mangiato le nocioline? Io, sono ma c'è una fame. Le ricompravo, zio. Cos'è che ci stai per far fare? Facciamo esercizi, dai, riflessioni, non via. Io faccio i video. Ma io devo sistemare le video. No, no, da rivignare i videomaker. Ma che sta lì? Magari una sbarra qua per appendersi. Certo, adesso non c'è sicuro. Ma io ragazzi pusto più di stamattina. Sono appena ripreso. Sto troppo. Ma c'era scritto, ragazzi. Allora, usciamo o no? Dai, mentre metto il gel. Usciamo? In realtà è argilla. Ah, figo quello, usciamo? Sì. No. È la casa delle fighe qua. Ah, sì, interessante. Stiamo andando a sperimentare la nightlife di Malta che non provo da quando avevo 16 anni circa. No, ma sì, ma fermo, stai per rompere tutto. Please do not pull, push doors, they close. Dovete schiacciare il bottone. Eccoci qua da Badass Burgers. Da notare l'unico senza pane, ragazzi. Ma il vero campione è lui, però. Ho vinto la serata. Hai vinto la serata. Eccoci qua. Una bella giornata di sole. E tra poco dovremo andare anche in spiaggia Golden Bay. Sì. A fare il bagno, dico. Ho visto delle foto ieri di Golden Bay, è top. È top. E la Madonna, il posto in cui andiamo? C'è una spiaggetta laterale così che bisogna trovare, però è figa. Ciao Botto. Mi sembra il paradiso. Allora abbiamo chiamato un taxi, tra l'altro qua in centro, ai Caps. E l'attesa è di? 20 minuti. 20 minuti. Lo vedi tra un po' o è su un esposto? Vuole essere un esposto? Ok, c'è 20 minuti. Tra un po'. Rimani fra un'oretta. Cos'è? Massimo 5 minuti è qua, potete venire all'angolo, sì, ma l'angolo dove c'è Love? No, no, l'angolo, ma dove cazzo dove è l'angolo? Allora mi fa, ok, aspettatemi davanti con sta coffee. Hai visto che sono 5? No, Dave doveva andare davanti. Allora siamo arrivati a Golden Bay, ma la situazione non è troppo golden perché c'è un gran brutto tempo. 4 molto molto pericoloso. Puoi avvisare però se le vedi. No, ragazzi. Ma... arriviamo e questa è l'informazione primaria che ci danno. Io il bagno no. 8 tipi di medusa. Sono sparsi di medusa. No, anzi, 10. Botto, cosa stai facendo? Siamo i peli che pestolari. Soffri nel fare questa cosa? Veramente virile. Infatti in questo video si vede Dave Gamba da una parte col suo fisico e dall'altra parte Botto col suo fisico che si toglie i peli capezzolari. Ma adesso è a posto. Thank you. Stai tranquillo Dave che stai a Malta. Vai con Dio. Stiamo facendo un set fotografico estremamente omosessuale. Otto ha trovato la massima aspirazione della sua vita. È un video molto statico Dave. No Dario, Dario spalla. No no no, firma. Stiamo facendo le foto questi qua. Sì lo so. Fai le flessioni Dave. Toglie gli occhiali. Mi sento molto fashion blogger. Golden Beach, perché giustamente la sabbia è più o meno oro. Botto timing. Botto, sorridi un po'. Ecco la foto del bimbo minchia. Braccia aperte. Niente, nuovo tentativo, ci riprovano. La foto da Gesù Cristo non lo convinceva. Ma questa è la foto di Pasqua? Make sense. Comunque dai, un po' di fascino ce l'ha questa Golden Bay. Siamo tornati a casa poco fa, abbiamo fatto una diretta su Facebook e ora stiamo facendo un aperitivo qua a casa Amata tra Affiliate Marketer. Raga, avete perso 10 euro! 50 euro? Sì! Dai i soldi!
Adesso ci siamo chiusi fuori però. Sono tre birre in più. Grazie, okay. Grazie mille. Sono tonto. Ma se lo rotoli un po'. Ecco le piste. Pizza! Ragazzi, ha dato una scatenata di birre. Dove stiamo andando? Al Jules, andiamo a spendere una mezz'ora a Malta per andare a visitare le townhouse, i little castles della Spinola Bay. Ci siamo svegliati con la casa che era magnificamente in disordine e ora stiamo facendo pulizie. È troppo generico come titolo. Tre tips per migliorare su come perso 3 kg in 4 giorni. Però cercate di andare sempre più specifico, vero? Stiamo lavorando veramente. Stiamo cercando un posto dove andare a mangiare. Dov'è che andiamo a mangiare? Al? Dolce Vita, è là. Dolce Vita, perché siamo al mare e in realtà non siamo ancora riusciti a mangiare del pesce. Eccolo là, Dolce Vita. Dolce Vita? Dolce Vita? Dolce Vita è solo. Strana, tovaglioli di seta. Oggi è bella vita. Panini, panini caldi. Allora, sono stato interrotto mentre lavoravo da una situazione spiacevole. Ti sono volati di sotto i vestiti? Sì, grazie. Ma abbiamo un MacGyver con noi. E quindi? E quindi botto. Qual è l'idea? Produce buchi nelle. L'idea è infilare il calzino dentro con un'altra bottiglia. Due calzini. Ma ragazzi, si tratta di solo due calzini. Vabbè. Pensavo venisse più figo questo video. Mettiamo sotto anche i pantaloni, così diventa più divertente la situazione. Cadiamo e muriamo. Solo questo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Mi viene a ridere tantissimo. No, fermo, fermo, fermo. Botto, non prendere niente. Che bravi ragazzi, genio, te è uno stratega. Cazzo pulite così non puzzi. C'è puzza in questa stanza, c'è puzza cazzo. No Dario, ho perso il portafoglio. No, è di là. Sono veramente euforico. C'è mai una L'hai rotta. Cazzo, dei, sei un po' piccione. Ma cazzo hai fatto, ragazzi? Dai, dei. Vabbè, ma dai, ma chi. Ma... Com'è nuova? Mi fa male un polmone. Tu sembra un problema psichiatrico grave. Sì. Ciao, Malta! Dai, andiamo, correzione. Oh, per fortuna che volevamo mangiare dietetico. Tra questo l'hamburger non so qual è. Ci provate. Grazie mille. Siamo talmente euforici che stiamo guardando questo cazzo di video da ore. Sono veramente euforico, ragazzi, sono veramente euforico, ragazzi, sono veramente euforico, ragazzi, sono veramente euforico, ragazzi, sono veramente euforico. C'è un singolo limite d'euforia. Euforico. Con altre parole. Sono veramente euforico. Questa è ipnosi vera e propria. Va a finire che diventiamo euforici. Siamo già, direi. È a un livello inesplicabile, direi. Bene, aumenta euforico. Ti garantisco che guadagnerai 10 euro. Crederci? Oh, sono ancora in stato di shock. Sta cominciando una nuova giornata alle 3 del pomeriggio, in realtà, perché abbiamo lavorato fino adesso. E ora stiamo andando a raggiungere Francesco e Nanni in spiaggia, che dovrebbero aver già scaldato la griglia. Facciamo una grigliata in spiaggia qui a Malta. Allora, sono le 4 del pomeriggio e non sono certo se stiamo andando a pranzo o a cena. Colazione per me. E tipo a chiudere le vere e fare gli sì. Appunti poi male. Questa zona del porto è un po' più carina. Non hai la puntualità. Grigliare duro? Non devi partire.